Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Stamattina mi sono pesato e ho avuto un nuovo low weigh. Ho iniziato questo prep, così diciamo, prep per Barcellona, perché a luglio starò a Barcellona e ho deciso di fare una definizione per 30 giorni e è andato tutto bene, sta andando tutto bene. Sono passate ormai 2 settimane e sono sceso di 4 kg. Avevo iniziato a 78,5 e adesso vado dai 73,8 ai 74,5. Ovviamente il peso fluttua, è per questo motivo che è importante comunque fare una media settimanale. Quindi ti pesi ogni singola mattina, provi a pesarti nelle stesse identiche condizioni, che così il tuo corpo più o meno, o sei già andato in bagno, non hai mangiato niente. Quindi ad esempio io consiglio di pesarti sempre con la stessa bilancia e allo stesso momento del giorno. Fai una media settimanale e vedi se effettivamente il peso sta scendendo. Questa non è l'unica misura di progresso. Puoi anche prenderti la circonferenza della vita, puoi farti i body fat test, sapendo comunque che molti di questi non sono 100% accurati, perché c'è comunque un errore individuale e l'incertezza del metodo in sé. Magari non siete passati dal 15 al 13% di body fat come dice la vostra bilancia, però sapete che avete perso 2% di body fat. E sono le 10.30 in questo momento, sto andando in palestra che sta accanto a casa, 10 minuti di macchina, e oggi faremo un allenamento per schiena e bicipiti, quindi sarebbe il mio pull workout. Ed oggi è la seduta di forza, quindi proverò a stare tra le 4 e le 6 ripetizioni per ogni esercizio, ovviamente iniziando con i movimenti multiarticolari e poi ovviamente nei movimenti di isolamento alla fine aumenterò un pochino le ripetizioni. Il programma completo lo trovate in descrizione, questo è quello che ho seguito diciamo per le ultime 4 settimane e che penso di seguire fin quando non andrò a Barcellona, che ovviamente se non riesco più ad allenarmi 6 volte a settimana ma solamente 3 volte, allora dovrò cambiare il programma, perché la cosa importante e fondamentale è colpire ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana con abbastanza volume da permettere il sovraccarico progressivo e da permettere stimolare l'ipertrofia muscolare. Questa è tutta l'ultima ricerca che sta uscendo, dice proprio questo, che la frequenza in realtà deve essere utilizzata come tecnica per permetterti di colpire più volume per un certo gruppo muscolare. Quindi in realtà anche la monofrequenza, se il volume è molto alto, va bene, però pensate a questo: in monofrequenza dovete fare un sacco di esercizi nella stessa seduta, e mentre magari i primi esercizi, sì, i primi 2 esercizi per un gruppo muscolare, sentite bene il muscolo lavorare, il muscolo è fresco e lo spaccate veramente. Però più vai avanti nella seduta, meno l'esercizio diventa efficiente, sei più stanco, e quindi per questo motivo è consigliata la frequenza di 2 volte a settimana. Non è importante fare 3 volte a settimana, io direi 3 volte a settimana i gruppi muscolari che sono più deboli e che volete portare avanti, perché in questo modo riuscite ad aumentare il volume per questi gruppi carenti. E un'altra cosa che ho letto di recente è la qualità delle proteine e quante proteine in realtà avete bisogno in una giornata. Mi sono letto un sacco di questa ricerca scientifica, magari anche 10-15 ricerche, in realtà in nessun caso abbiamo bisogno di tante proteine, anzi più l'atleta diventa avanzato e meno proteine ha bisogno. Questo potrebbe sembrare tipo non molto logico, però pensateci, in realtà se tu sei un lifter avanzato, ovviamente il tuo corpo è più abituato alla sintesi proteica, è più abituato allo stimolo che gli stai dando con i pesi in palestra, perché lo stai facendo da più tempo e quindi non è uno stimolo nuovo. Quindi cosa vuol dire? Che in realtà la crescita muscolare diminuisce con rapporto degli anni che aumenta, quindi più vai in palestra e meno riuscirai a crescere relativamente in termini di massa muscolare. Cosa vuol dire? Che meno riesci a sintetizzare le proteine. Cosa vuol dire? Che in realtà hai bisogno di meno proteine, mentre magari un principiante ha bisogno di quei 2 grammi di proteine per chilo corporeo, se tu sei in fase avanzata ne hai bisogno magari solamente tra 1,6 e 1,8 grammi per chilogrammo, quindi sono molto meno di quello che si pensava. Però in tantissima ricerca, sia in giovani che in persone un po' più anziane, che in lifter avanzati, che in lifter principianti, è stato dimostrato che in realtà andare oltre 2 grammi per chilo corporeo non è abbastanza importante se tu semplicemente fai la palestra. Se nella stessa giornata sei un ginnasta, ti alleni tantissimo, fai oltre 2-3 ore di sport, allora è lì che aumenta quante proteine hai bisogno. Ok, siamo arrivati fuori dalla palestra, io ovviamente sto ascoltando un po' di musica che mi pompa un sacco pre-workout. Mi sto bevendo anche questa Monster White, ovviamente sapete che la caffeina pre-workout aiuta con la performance, quindi perché no? E all'inizio dell'allenamento mi tengo su questa felpa, che così sono più caldo e mi viene un pump migliore. Ci ho provato ieri proprio a consiglio di Guzman e di Santa, se non avete visto il video andatevelo a vedere, ve lo consiglio veramente, è proprio l'ultimo video in cui, se in realtà indossate una felpa
vi riscaldate meglio e avrete un migliore pump. L'ho provato ieri e effettivamente è ottimo, quindi penso che d'ora in poi sempre, anche se farà caldo, mi riscalderò, farò magari i primi due esercizi con la felpa e poi una volta che sono entrato nel mood, che mi sento bello caldo, che mi sento bello carico, è lì che mi tolgo la felpa e mi alleno normalmente in maglietta. Detto questo, finisco qua di ascoltarmi un po' di musica che mi carica, finisco la Monster e ci vediamo dentro. Bentornati ad un altro voiceover, questo sarà bello lungo, quindi preparatevi ad imparare, lasciateci un like ovviamente se vi sta piacendo il video. Ho iniziato con le trazioni, come vedete qui ho allargato un attimino la mia presa e sto sentendo in realtà molto meglio le trazioni proprio che vanno a colpire il latissimus dorsi, quindi vi consiglio anche a voi di provare un po' con le diverse impugnature, sia supinata che pronata, che magari allargare la presa o stringere la presa e vedere come sentite voi meglio, perché ricordate, io posso darvi un programma ma voi dovete sentire il movimento e la contrazione nei muscoli giusti. Dato che abbiamo tutti una genetica diversa, può essere che abbiamo tutti bisogno di una presa o di una forma un tantino diversa. Quello era solo per riscaldamento, ho fatto 4 serie e sono poi passato a 4 serie di questi barbell bicep curl pesanti tra le 6 e le 8 ripetizioni. Se vedete, all'inizio provo a minimizzare completamente il coinvolgimento della schiena, quindi provo a rimanere immobile, ma verso le ultime rep, per provare ad aumentare il carico e per applicare il sovraccarico progressivo, devo un pochino ondulare. Lo faccio in maniera controllata, so che alcuni di voi che sono fornazis, come direbbero gli inglesi, e che vogliono rimanere immobili, ma dato che la giornata è pesante mi permetto, dato che voglio progredire col carico, un attimino di piegare e ondulare un pochino con il corpo. Passo poi a questo secondo esercizio, di solito farei un barbell row pesante, però dato che in questa palestra c'è questa macchina che praticamente è una T-bar row, però è pure sopportata, ovvero puoi rimanere, puoi appoggiare il petto sulla panca e puoi veramente pensare solamente a tirare con i lats. Anche qui, prima di iniziare il movimento, provate a deprimere le scapole, quindi portate le scapole in giù e tirate i gomiti più in maniera diagonale, quindi i gomiti verso il bacino e non direttamente in alto, che sennò fate troppo trapezio e rear delt. Quindi se volete veramente fare la schiena dovete veramente tirare più in diagonale. Poi provate con l'impugnatura, a volte tolgo il pollice, a volte invece stringo bene le mani. Dovete provare queste diverse cose perché in palestra dovete trovare praticamente la vostra impugnatura preferita per ogni singolo esercizio su cui riuscite veramente a sentire la contrazione. Quindi lì anche ho fatto 4 set pesanti. Sono poi passato a fare i bicipiti, qua mi sembra con 16 kg e anche qui tra le 6 e le 8 ripetizioni ho provato a fare 4 serie con lo stesso carico. Mi sembra che ho fatto le prime 3 serie e poi la quarta ho dovuto abbassare perché sennò non sarei rimasto in quelle 6-8 ripetizioni, quindi ovviamente, dato che sono a definizione, non sto al 100% della forza, nemmeno al 100% dell'intensità, e man mano che va avanti l'allenamento diventa un pochino più debole. Questo è abbastanza normale. Un'altra cosa che mi chiedono spesso in tanti è se bisogna per forza alternare un esercizio schiena, un esercizio bicipite, o seppure si può fare solamente schiena per poi fare solamente bicipite. È quello che vi dico, a me piace alternare, così faccio un po' di riposo tra la schiena, tra il primo esercizio e il secondo esercizio, e questo mi permette di mantenere più intensità. Però ovviamente a volte invece faccio due per la schiena e poi due per i bicipiti. La cosa importante è che voi per 8 settimane mantenete la stessa struttura, che così sapete effettivamente se state progredendo, perché se ci pensate, se voi un giorno cambiate, un altro giorno invece fate tutta la schiena, ovviamente non è più la stessa cosa, perché magari avete fatto un altro esercizio in mezzo a quei due esercizi su una sessione, invece in un'altra avete fatto due direttamente uno dopo l'altro con la schiena, magari sul secondo siete più deboli. Quindi la cosa importante è mantenere la struttura per 8 settimane. Ho fatto poi 3-4 serie di quei trap shrugs, quindi quello lo faccio o utilizzando, così come avete visto, semplicemente le plates, oppure col bilanciere, oppure con i manubri. Alternato poi, supersettato ai rear delt flies per colpire il deltoide posteriore. E poi sono passato all'ultimo superset della giornata, ho fatto qua questi lat pull down con la corda, sentendo veramente la contrazione. Qui un consiglio è tenete la tensione completamente nella corda, quindi non lasciate niente che diventa lenta, e magari
per mantenere la tensione dovete appunto tenere la corda separata, quindi provatelo. Invece di tenere la corda e lasciarla semplicemente andare in su e le mani che vengono vicine, mantenete una distanza tra le due mani anche quando andate in su in fase eccentrica e poi fate la fase concentrica. E l'ho supersettato con questi, si chiamano Bayesian curls, che sono ovviamente curl ai cavi, provando a limitare il coinvolgimento della spalla, perché è una cosa che ho visto e vedo anche nel fisico di Jeff Nippard, che quando avete le spalle troppo grosse avete i bicipiti più piccoli, e penso che sia un problema mio, è un problema anche che ne ha parlato Jeff Nippard nel suo video, che molti di questi esercizi, magari dove in effetti il bicipite e la spalla vengono coinvolti entrambi, ad esempio il barbell curl, se vai pesante la spalla viene coinvolta, dovete provare a isolare il bicipite. Questo è un ottimo esercizio, si chiama Bayesian Curl, vi consiglio di provarlo, e questo ovviamente alla fine mi sembra 12-15 reps, sentendo veramente bene la contrazione e niente. Questo è stato il workout, se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like e godetevi il resto del video. Appena finito l'allenamento devo dire che è andato abbastanza bene, anche se il pump, ragazzi, dato che sto in definizione, non ho glycogen nei muscoli, non ho glicogeno e niente, praticamente non ho calorie, quindi il workout va sempre bene perché sono molto focused, anche oggi che dovevo filmare, però di solito magari quando metto la telecamera il workout non è dei migliori, però oggi per qualche motivo è andato tutto bene, mi sento molto focalizzato in palestra, anche perché voglio portare il miglior fisico che ho mai avuto a Barcellona appunto da luglio, dato che faremo i daily vlogs. Detto questo, il pump poco poco, dura pochissimo, già mi sento mezzo moscio. Comunque, detto questo, andrò a casa, forse mi mangio un protein cookie, pensavo di averlo portato con me ma non l'ho portato, quindi forse un protein cookie e niente, poi ci facciamo un bel pasto, forse un'insalata. Guardatevi post workout, carboidrati e proteine, cose principali, e se ci includete anche un po' di grassi va benissimo. Detto questo, vi faccio vedere quello che mangio. Come pasto post workout sono andato qui dal thailandese, mi sono preso 300 grammi di pollo, qualche carota e, come vedete, un po' di verdure, in realtà questo è pollo al basilico, mi sono preso accanto 50 grammi di riso, una Coca-Cola light e mi sono mangiato due di questi spiedini di pollo. Ragazzi, siamo qua da Starbucks, mi sono preso, Giulio, numero uno, mi sono preso un frappuccino mocha light, ovviamente quindi con del latte scremato, me lo bevo piano, me lo faccio in grammi e ci vediamo. Sono tornato a casa, piccolo snack dopo appunto il pranzo che avete visto e dopo aver lavorato da Starbucks, mi faccio una mela per dei micronutrienti. E tutti quelli che chiedono conti i macronutrienti e le calorie della frutta, sì, perché questa mela in realtà avrà 20-25 grammi di carboidrati, banana neanche di più, quindi sì, conto calorie macro della frutta. Della verdura dipende, se è tipo insalata verde, iceberg, solamente foglie, non ha tante calorie, ma tutto il resto conto tutto, specialmente in definizione. E mi faccio anche uno di questi protein cookie di MyProtein, Rocky Road Flavor, sono i miei preferiti, 40 grammi di proteine, quindi un ottimo modo per aiutarvi a colpire i vostri numeri giornalieri, se lo mettete 15 secondi in un microonde esce ancora più buono. Questo sarà il piccolo snack. Cena di stasera, mi mancavano pochi carboidrati e quindi ho deciso di fare uno spiedino di carne rossa, carne di manzo, con dell'insalata accanto, dei broccoli e sullo spiedino ci stavano anche delle patate e delle zucchine, e mi sono preso qua, questo è hummus fatto in casa, quindi abbastanza sano direi. Eccoci qua ragazzi, volevo finire qua il video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando se vi è piaciuto vi chiedo di lasciarci un like, so che è stato un po' discorsivo, ho parlato tanto, però ho letto così tanta ricerca scientifica, ho pensato posso mettere tutto in un video e alla fine voglio che questo canale, voglio che voi che mi guardate fino alla fine potete prendere tante di quelle informazioni che poi potete utilizzare per voi stessi. Quindi so che è stato lungo, ho parlato tanto, però spero di avervi dato tante informazioni. Come ultima cosa voglio concludere ricordando che sto seguendo i macro, sto seguendo le calorie, però sto facendo una cosa diversa questa volta. Di solito conto tutto, avevo sempre settato sia i grassi che i carboidrati, che le proteine, che le calorie, ovviamente questi tre macronutrienti sono ciò che costituiscono le calorie. Quello che sto facendo invece questa volta è un approccio un pochino ancora di più rilassato, la dieta flessibile, già come dice il nome, è flessibile, ma io sto provando ancora più rilassato e sto semplicemente contando le calorie,
quindi so esattamente quanto sto consumando e ho settato un deficit calorico di più o meno 300 calorie, sto consumando 2200, questo è il mio limite superiore, se ne consumo un po' di meno ancora meglio e penso che negli ultimi 14 giorni solamente un giorno non ho rispettato e sono salito più o meno a 2008, ma questo è semplicemente perché avevo più fame e mi sono permesso di mangiare di più. Come ho detto, ascolto abbastanza il mio corpo e vedo se ho veramente tanta fame e mi permetto di mangiare un pochino di più. Però se no, sto a 2200 calorie e conto le proteine. Come vi stavo dicendo, colpivo più o meno 2 grammi per chilo corporeo, che in questo momento, diciamo che peso 75 kg, sarebbero 150 grammi di proteine. Però, avendo visto la nuova ricerca scientifica che effettivamente abbiamo bisogno anche solo di 1.8-1.6, ho messo questo limite, 150 grammi, come il mio limite superiore. Quindi, se io a volte ne consumo 130, non ci sono problemi, non ci perdo sopra il sonno, lo faccio come meglio mi riesce, come meglio riesco a integrarlo all'interno della mia vita, che alla fine, come avete visto, faccio anche tanto altro. Sto tanto tempo al computer, sto tanto tempo con la famiglia facendo altro e quindi ovviamente non posso, non voglio essere ossessivo, non voglio poter dire sempre sì o sempre no, ah no, non posso uscire qua, non posso mangiare questo, possiamo trovare un altro posto in cui mangiare. Quindi questa cosa dell'1.8 grammi per chilo corporeo è ottima perché mi permette di essere appunto più rilassato e anche voi ragazzi. E niente, penso che quello è ciò che vi volevo dire, quindi conto calorie e proteine, grassi e carboidrati, come va, a volte più grasso, a volte più carboidrati, quello faccio molto flessibile. Per ora sto vedendo i risultati, soprattutto in palestra, nel senso che sto mantenendo la forza, e è vero, sono solo 2 settimane, però devo dire che per la prima volta in tanti anni riesco a mantenere bene la forza e l'intensità in palestra. Quindi vediamo se le prossime 2 settimane, perché sarà dove io provo ad andare veramente un pochino più, ancora più aggressivo se si può, perché adesso a volte ho fame, ma a volte non ho fame, quindi sto andando abbastanza bene, ma nelle prossime 2 settimane voglio scendere ancora un pochino perché voglio arrivare a Barcellona. Diciamo che Barcellona, che inizia il 1° luglio, se non siete iscritti iscrivetevi perché faremo i daily vlog con Sammy, non vedo l'ora. I daily vlogs, ragazzi, questo sarà il mio unico focus, portarvi contenuti interessanti e voglio stare bene fisicamente e, dato che è estate, voglio permettermi di mangiare gelati, di bere un po' di birra, di fare un po' di festa e quindi non voglio essere in deficit calorico durante l'estate. Per questo motivo sto facendo questo mini cut di 4 settimane prima di andare, così che poi una volta sono là possiamo mangiare fuori, non devo pensare al cibo, posso pensare semplicemente a spaccare in palestra, portarvi contenuti buoni, comunque avendo un bel fisico. Come detto, oggi poco pump, mi sento piccolo, ma è inevitabile se siete natural, soprattutto nei primi anni che non avete messo così tanta massa muscolare, è normale che arriva a un punto dove siete in definizione e vi sentite piccoli ma non ancora definiti. Se vedete i video di un sacco di altri youtuber, anche Marine aveva fatto un video simile, che arrivi a quel punto dove non sei definito, sei molto più piccolo di quanto eri e molta gente non ce la fa psicologicamente e torna a fare il bulk. Invece io proverò a continuare anche se mi vedo più piccolo giorno dopo giorno. Ma non importa ragazzi, non è solo essere grossi, alla fine è vedersi bene e ogni giorno mi vedo un pochino meglio. Detto questo, penso di finire qua il video, bello lungo, fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un like, lasciando un commento perché sapete che è mio ossigeno. Niente, torno di là a fare un paio di programmi, vi ringrazio veramente tantissimo il supporto, ci vediamo al prossimo video, ciao!